Tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io volevo costruire con te, con te, con te. Nella chiesa di San Ciro ad Avellino i funerali di Costantino e Alessandra Mazza, celebrati da Don Luciano Gubitosi, una accanto all'altra le bare di padre e figlia, carnefice e vittima dell'omicidio-suicidio avvenuto nel giorno di San Valentino in contrada Bosco dei Preti. In queste occasioni bisogna stare in silenzio, ha detto il sacerdote, perché la misericordia di Dio è grande. Gremita la chiesa, in tanti hanno voluto far sentire il proprio affetto alla moglie e all'altro figlio Giovanni, sconvolti da una tragedia familiare. A margine della cerimonia, Giovanni, che vive all'estero, ha voluto denunciare che sia il padre che Alessandra, entrambi con problemi, erano stati abbandonati dalle istituzioni. Volevo richiamare l'attenzione delle istituzioni, perché siamo stati abbandonati, secondo me, dalle istituzioni, come tante famiglie, perché non è l'unica famiglia che è abbandonata. E che questa tragedia è un messaggio da parte mia e di mia madre. Mia madre ci teneva a divulgare questo messaggio. Che non vengano queste due morti, non vadano in vano, perché ci sono tante famiglie. Purtroppo la società di oggi ci travolge con le sue foto, i suoi social, tutto quello che fa parte della società ci travolge dentro, e poi all'improvviso arriverà un baratro, qualsiasi cosa, un piccolo problema, una malattia oncologica come aveva mio padre, che non so che abbia messo tante notizie in mezzo, io ero fuori, però mio padre aveva una leggera forma di malattia, è stato abbandonato dalle istituzioni, qualche medicina è a casa. Mia sorella non era grave, aveva solo avuto era stata ricoverata in ospedale. E come sempre, vabbè, la ragazza è gestibile e la mandavano a casa. Dopo tutto questo, non c'è mai stato un aiuto psicologico per la famiglia. Dopo tutto questo è successa una tragedia e si è continuato solo a parlare, solo a fare chiacchiere. E nessun fatto, perché purtroppo adesso la famiglia si è ridotta solo a due persone e non abbiamo visto nessun psicologo, nessun aiuto psicologico. Meno male che io e mia madre siamo forti e sicuramente riusciremo a superare il momento. Io ringrazio sempre comunque la comunità avellinese, come sempre è stata sempre vicina, tutti sono stati vicini. Purtroppo tranne le istituzioni.